Ah, quindi fai il DJ? Che bello, avrei sempre voluto farlo. Chissà quante volte ti hanno detto questa frase. Di solito rispondo molto semplicemente: puoi farlo. No, ma sai, ma io ho un'età, ho una famiglia, non ho tempo. E tutta una serie di storie che poi in realtà sappiamo essere delle scuse. La verità è questa: chiunque può fare il DJ. E non è un problema se chiunque si mette a fare il DJ. Due sono le caratteristiche di base assolutamente necessarie: passione per la musica e voglia di mettersi in gioco. Senza anche solo una di queste è veramente impossibile. La musica è la base, la voglia di mettersi in gioco è perché un DJ presuppone necessariamente dei pubblici. Anche, lo ripeto, se non hai nessun tipo di velleità e fai esclusivamente per registrare qualcosa da ascoltarti. Anche in quel caso tu sei l'unica persona, sei comunque il tuo pubblico e quindi un DJ necessariamente ha bisogno di mettersi in gioco per farlo. Si tratta in qualche modo di superare quelli che sono esclusivamente dei limiti mentali che ognuno di noi ha e di gettarsi in un terreno nuovo. Si tratta come di un qualsiasi sport o come dello studio di uno strumento musicale. Ci vuole costanza, dedizione, impegno, allenamento. Ritagliarsi un piccolo spazio, meglio se giornaliero, per dedicarsi a fare il DJ. Questo significa cercare la musica, affinare la propria tecnica. Ora, in questa serie di video non ci dedicheremo troppo a fare dei tutorial, daremo solo alcune piccole indicazioni di tipo tecnico, però cercheremo di sviscerare tutti gli argomenti possibili. Anche perché la tecnica, che è una parte fondamentale del fare il DJ, necessita soprattutto di una pratica continua e quotidiana. Possono essere delle indicazioni e siamo lieti di darle, così come vari corsi, quelle che sono le indicazioni principali. Però il DJ, come tantissime altre cose, è qualcosa che si impara facendo, allenandosi, allenando l'orecchio e avendo la curiosità di imparare sempre di più e soprattutto di migliorarsi. Quindi la prima cosa da fare è togliersi piano piano gli schemi mentali, i limiti e mettersi in gioco. Prendila così, deve essere un gioco, deve essere un divertimento, deve essere un piacere. Prima di tutto, a qualsiasi tipo di livello tu lo faccia, anche perché se cerchi un modo per fare soldi, sinceramente non ti consiglio di fare il DJ oggi. Se invece è qualcosa che ti viene dal cuore e che anzi è uno stimolo per migliorarti, allora benvenuto nel club.